La fondazione dell'Archivio Centro Studi Aldo Borgonzoni risale all'anno 2007, quando mia madre Alfonsina ed io abbiamo deciso di porci alcune finalità relative all'archiviazione e alla prearchiviazione dei documenti cartacei, fotografici su banda magnetica e soprattutto ha la finalità di raccogliere la documentazione iconografica che riguarda l'opera di un artista che ha dipinto da metà degli anni 30 fino ai primi dell'anno 2000, per cui sono 70 anni di operatività caratterizzata da varie fasi pittoriche che posso velocemente citare. Se l'artista si muove per cicli pittorici dalla fase del Novecento, ossia fino praticamente al suo sguardo, che poi sarà uno sguardo ricorrente, no? Sullo stile e in chiave realista espressionista, per cui noi partiamo dagli anni 30, dalla fase del Novecento, alla fase dell'espressionismo degli anni 40, all'impegno sociale e civile che ha caratterizzato molti artisti della sua generazione, da Guttuso ad altri, no? Fino al neorealismo e poi, tolta la camicia di forza del neorealismo, negli anni 60 riesplode in lui la fase espressionista, assieme ad altri cicli molto importanti che sono quello del Concilio Vaticano II e quello sempre ricorrente del mondo contadino. Tutto questo insieme di fasi artistiche è in lui caratterizzato effettivamente dal filo rosso dell'espressionismo che lo conduce, tranne il momento del neorealismo, anche a indagare momenti stilistici per lui non prossimi ma toccati, come per esempio l'astrattismo espressionista degli anni 40 è effettivamente particolarmente interessante perché lui nel 1949 vive a Roma, vive praticamente assieme alla propria famiglia, per cui assieme a mia madre e a me, nella Galleria Bernini di Piazza di Spagna e lì ha una fase particolare che poi è stata riscoperta decenni dopo, che è la fase praticamente astratto espressionista, molto simile a certa pittura olandese dei Cobra, e questa fase è interessante proprio perché dà praticamente uno sguardo a quelli che sono i movimenti culturali e pittorici praticamente europei, no? Detto questo, è molto importante da parte dell'archivio proprio la catalogazione delle sue opere e ad oggi l'archivio ha già raccolto circa un migliaio di opere come documentazione iconografica presenti in collezioni private, ma anche presenti in musei. Sono stati attivati in tempi molto recenti dei contatti con diversi musei europei e abbiamo riscoperto quello che è l'afflato, quella che è la curiosità di questo uomo o di questo intellettuale che si crede puramente spesso territoriale, no? È praticamente un uomo che ha realizzato mostre a Londra, a Zurigo, a praticamente Praga, a Bratislava, in Svizzera. E abbiamo scoperto recentemente, cosa importante perché dà il senso profondo della validità dell'artista, abbiamo scoperto che uno dei musei più importanti del mondo, che è il Museo Puškin di Mosca, ha messo in catalogo parentesi, non in età sovietica, ma nel 2011, ben sei opere di Aldo Borgonzoni e stiamo facendo analoghe ricerche molto importanti anche con il Museo di Tel Aviv.